Questa mattina l'avvocato Gavino Arru, nuovo amministratore straordinario della neonata città metropolitana di Sassari, ha incontrato la stampa in occasione del suo recente insediamento. Sentiamo. Cura della viabilità per 2000 km di strade, manutenzione di una sessantina di edifici scolastici superiori sparsi in tutto il territorio, cura dell'ambiente. È programmazione, la parola d'ordine che ha utilizzato l'avvocato Gavino Arru, nuovo amministratore della città metropolitana di Sassari, per riferirsi alla cura dello sviluppo strategico dell'ente di recente costituzione che coinvolgerà 66 comuni e che assorbirà sia la rete metropolitana di Sassari che le unioni dei comuni. Rispetto alla storica provincia di Sassari istituita con la legge del 2016, si stacca la Gallura con i suoi 26 comuni che aderirà alla provincia Gallura Nord-Est Sardegna. I 66 comuni che compongono appunto la città metropolitana dovranno trovarsi assieme, condividere criticità, potenzialità ed elaborare un progetto, progetti comuni che ricadano e abbiano come fruitori tutti gli stessi comuni e quindi tutto l'intero territorio. Elaborare quindi progetti seri, credibili e non progetti spot, che diano risposta a quelle esigenze che da troppo tempo sono state dimenticate. Se il lavoro del commissario liquidatore Giampiero Scanu consisterà nell'amministrare il patrimonio degli enti da riorganizzare, estinguere le pendenze economiche, chiudere tutte le operazioni finanziarie degli enti che stanno per essere sciolti, il compito dell'amministratore Arru sarà quella di traghettare la città metropolitana dall'attuale situazione di straordinarietà a quella di ordinarietà. Infatti, questi rimarrà in carica fino all'insediamento degli organismi della città metropolitana, che sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la giunta metropolitana. Ancora non si sa se verranno eletti con elezioni di primo o secondo livello. Del sistema elettorale si occuperà lo Stato. Infatti tutto dipende da Roma. Se la legge Calderoli passa, se ne riparlerà a giugno 2025, se no direttamente nel 2026. Intanto l'amministratore dovrà organizzare i referendum popolari nei comuni che non hanno i due terzi. Uno dei lavori più importanti che dovrà fare Arru è organizzare quindi la struttura di tutti i 66 comuni per portare ad Alessandra Todde sul piatto: ecco, siamo pronti per votare. La programmazione servirà altresì a cogliere e spendere nel miglior modo possibile i finanziamenti regionali, statali ed europei. A questo proposito, i fondi PNRR destinati alla vecchia provincia di Sassari non verranno persi. Tutte queste iniziative, tutti questi progetti non andranno persi, andranno comunque seguiti o direttamente alla rete metropolitana o dalla città metropolitana. Ma vi assicuro che non perderemo una lira di quello che compete al nostro territorio. In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, a Quarto sono stati avviati screening gratuiti per tutte le donne, un'iniziativa importante che punta a sensibilizzare e a promuovere la diagnosi precoce, fondamentale per combattere questa malattia che colpisce migliaia di donne in Sardegna e in tutto il paese. Daniele Chirico di UTG. Sono 1.500 i casi di tumore al seno che si registrano in Sardegna ogni anno. Il dato è emerso questa mattina durante la presentazione di Ogni momento è buono per prenderti cura di te, la campagna di prevenzione oncologica promossa dall'associazione Mai più sole. Gli screening gratuiti verranno effettuati martedì e giovedì dalle 16 alle 19 nella sede del centro servizi a Quartu. In Sardegna parliamo di circa 1.500 nuovi casi ogni anno, con una distribuzione per fasce di età che è quella abbastanza classica, diciamo tra i 55 e i 65 anni, queste sono le età più colpite. Ecco perché noi consigliamo di iniziare a fare una mammografia dopo i 40 anni per avere così una copertura un po' di tutte le fasce di età anche più giovanili. Le visite principalmente sono rivolte alle donne al di sotto dei 40 anni e per chi non ne ha mai svolta una. A partire da un anno abbiamo iniziato a svolgere le visite senologiche con le ecografie. Nell'ultimo anno possiamo raccontare di aver realizzato oltre 300 visite senologiche e abbiamo anche avuto la possibilità di instradare alcune persone in un percorso di cura. Per l'assessore ai servizi sociali del comune di Quartu, Marco Camboni, le attività di prevenzione sono essenziali per ogni tipo di malattia. Noi come amministrazione stiamo cercando comunque di confluire parte delle nostre risorse verso questa prospettiva che ritengo sia fondamentale e non sempre riguardante la limitazione del danno. Perché una volta che c'è il danno, tu cerchi di limitarlo, di intervenire, però il danno è già avvenuto. Mentre con la prevenzione tu puoi assolutamente fare in modo che certi aspetti non accadano.
Il consorzio turistico Due Giare lancia il progetto Viaggia senza confini, che permette ai visitatori di scoprire curiosità su monumenti, siti ambientali e archeologici tramite QR code. Inquadrando i codici con lo smartphone è possibile ascoltare le storie dei luoghi in italiano e in inglese 24 ore su 24 senza bisogno di una guida. Vediamo. Viaggia senza confini è il nuovo progetto del consorzio turistico Due Giare, che permette ai visitatori di scoprire in qualsiasi momento le curiosità sui monumenti, siti ambientali e archeologici grazie alla tecnologia dei QR code. Inquadrando un codice con lo smartphone, i visitatori possono ascoltare una voce che racconta la storia e le particolarità dei luoghi, trasformando il proprio telefono in un'audioguida disponibile 24 ore su 24. I paesi del consorzio hanno aderito quasi tutti a questa iniziativa, chi con uno, due o tre anche luoghi che riteneva fosse opportuno raccontare in maniera immediata, come quella che sto dicendo, e sono stati posizionati appunto in questi luoghi e possono essere ascoltati da chiunque passi e qualsiasi. Le audioguide sono accessibili in italiano e inglese, garantendo informazioni a un pubblico ampio e internazionale. Il progetto realizzato dalla società Flico è operativo in vari comuni del consorzio, dove sono stati installati pannelli informativi in prossimità dei principali punti di interesse. Molto importante, perché noi non abbiamo nessuno che possa accompagnare i nostri visitatori, quindi trovando questa audioguida sanno tutta la storia e come è stata creata sia questa fontana spagnola che tutta la storia della casa baronale, che parte dal 1417 fino al 1835. Con tutto il susseguirsi dei baroni e dei signori che sono stati nella baronia di Senis. Presentato ai sindaci e agli amministratori locali nella sede del consorzio a Baresse, il progetto mira a rendere la scoperta del territorio semplice e immediata per i turisti. L'iniziativa del consorzio Due Giare rientra sicuramente in una politica, in una misura di potenziamento dei servizi per la cultura. Non solo le iniziative sono importanti, ma è importante che accompagnarle con servizi di contorno, ma di assoluto rilievo, quali sono sicuramente le audioguide, che permettono ovviamente, in assenza di punti informativi stabili 24 ore, a chiunque si rechi, in questo caso a Curcuris, ma in tutti i paesi del consorzio, di poter conoscere la storia delle due chiese, la chiesa parrocchiale di San Sebastiano e della chiesa della Beata Vergine Assunta, che si trova nella sommità del paese. 357 ingressi in un solo giorno al Museo Antiquarium di Porto Torres nell'ambito dell'iniziativa Non era solo Garum 2, che per il secondo anno consecutivo, con divulgazione scientifica, degustazioni enogastronomiche romane e teatro, ha fatto rivivere l'area archeologica di Turris Libisonis. Vediamo. 357 ingressi al Museo Antiquarium Turritano in un solo giorno. Le rovine dell'area archeologica della colonia Iulia di Turris Libisonis, attuale Porto Torres, hanno rivissuto grazie alla seconda edizione dell'iniziativa Non era solo Garum. Dopo il grande successo dello scorso anno è tornato un evento che coniuga magistralmente divulgazione storico-scientifica sulle tradizioni enogastronomiche d'età romana, teatro, arte e degustazioni compatibili con i ricettari dell'antica Roma, in cui non compariva solo il garum, condimento a base di salsa di pesce fermentata che i romani usavano 2000 anni fa, ma c'era spazio anche per zuppe di cereali e legumi, formaggio, uova, olive e lardo, tutti i prodotti enogastronomici che i visitatori hanno potuto degustare in una pericena, un ricco banchetto, proprio come facevano i loro antenati. Noi stiamo portando quest'oggi le nostre tradizioni, stiamo facendo un grandissimo percorso qua a Porto Torres in queste due tappe, dall'anno scorso a oggi, che ci porterà a capire qual è l'elemento, la prelibatezza, il piatto, il prodotto che più caratterizza questa città. Il nostro è un esperimento che in questo momento sta avendo un grandissimo riscontro e cercheremo di portarlo sempre più avanti, perché anche Porto Torres ha bisogno e necessita del suo piatto. Il garum, antenato della colatura d'alici, è stato altresì protagonista di un tavolo didattico a cura dell'Associazione Sardinia Romana. Frutto della stratificazione di interiore di pesce, sale ed erbe aromatiche, questo prodigioso ingrediente aveva anche proprietà curative. Il garum comincia a 5 anni, e l'allec, che là non è nient'altro che la bottiglia essiccata, che era considerato il garum dei poveri, tant'è che veniva commercializzato ugualmente. Mentre questo veniva commercializzato in piccole unità, questo veniva commercializzato, diciamo, in grandi quantità. Esistevano anche delle, chiamiamole, sofisticazioni, che erano per lo più delle diluizioni del garum con aceto, con vino e con acqua. Più tardi, lo spettacolo dell'attore porto-torrese Federico Melis ha poi ripercorso con ironia e leggerezza la storia comica di Porto Torres, il cui porto era prezioso in epoca romana.
E poi dopo i romani sono arrivati tanti altri che hanno avuto il piacere di stare in questa città e di, insomma, gestirla e combattere gli invasori, perché sono stati tanti, sono venuti i Vandali, gli Ostrogoti, e sono venuti, chi è venuto? Tutti gli spagnoli, gli aragonesi, c'è stato tantissimo movimento e tutto questo stasera lo racconto in maniera divertente. Parliamo del Family Friendly Fest 2024, l'evento che si è svolto ai giardini pubblici di Sassari dal 4 al 6 ottobre, dedicato alla conciliazione di vita, lavoro e al benessere delle famiglie. Un ricco programma di seminari, laboratori, attività ludico-ricreative ha coinvolto istituzioni, esperti e famiglie con l'obiettivo di promuovere una comunità più accogliente e attenta ai bisogni delle famiglie. Daniela Stara. Il Family Friendly Fest 2024, tenutosi ai giardini pubblici di Sassari dal 4 al 6 ottobre, ha avuto come temi centrali la conciliazione vita-lavoro, il percorso per la certificazione Family in Italia e l'attenzione ai comuni amici delle famiglie. L'evento, gratuito e dedicato al benessere delle famiglie, ha visto la partecipazione di istituzioni, operatori, docenti e professionisti che hanno animato seminari e attività ricreative volte a far conoscere le realtà che a Sassari e nel territorio si occupano del benessere familiare. Sono stati 4 anni molto interessanti e arricchenti. Abbiamo lavorato attraverso il programma di lavoro Baby and Family insieme con un'unica finalità generale, quella della promozione del benessere familiare e territoriale. Ampia partecipazione si è registrata durante l'incontro con Alessandra Bertolotti, psicologa esperta del periodo perinatale in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno 2024. Per crescere un bambino ci vuole un villaggio, questo è quello che ci manca in Italia, quindi una comunità accogliente che possa accogliere le differenze ma dare anche sostegno, e quello di cui abbiamo parlato oggi è proprio questo, quindi riuscire a creare una festa come questa nella vita delle mamme e dei genitori per poter essere di supporto in tutte le tappe della genitorialità. Durante il seminario dedicato ai territori a misura di famiglie hanno partecipato rappresentanti dei comuni di Alghero e Ozieri, impegnati nel percorso per ottenere il marchio Amici delle Famiglie. Ozieri è divenuto comune amico della famiglia nel 2022, precisamente nel settembre del 2022. Non si è trattato di un percorso lungo, nel senso che è opportuno secondo me chiarire questo. La certificazione non rappresenta un punto di arrivo, ma è un punto di partenza, perché all'interno del piano vengono individuate le azioni che devono possibilmente realizzarsi nell'arco di 2 anni. Il Comune di Alghero ha iniziato questo percorso di attenzione, diciamo, verso le famiglie, verso comunque quelle che sono i temi della conciliazione vita-lavoro, già dal 2015 con il primissimo atto, poi con le prime certificazioni invece arrivate nel 2017. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguiti. Arrivederci. TG Live, telegiornale regionale della Sardegna.